del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io non vengo non perché non voglio, ma perché ho altri doveri, come lo farò da solo. Un sentiero nel bosco che dal nuovo parco di Sant'Antonio, situato sotto il centro storico di Atessa, conduce al convento di San Pasquale, in località Vallaspra. L'inaugurazione del tracciato naturalistico, con passeggiata ecologica, ha riscosso un'ampia partecipazione di cittadini. Giulio Borrelli, sindaco di Atessa, pronto per questa passeggiata? Sì, è un'occasione importante questa, l'avevamo sempre rinviata questa inaugurazione a causa delle condizioni meteorologiche. In queste ultime settimane si sono aggiunti anche questi atti di vandalismo alla Villa Comunale, proprio qua in questo parco da dove partiamo, lì in quella zona dedicata ai giochi dei bambini, e un'occasione anche, e l'abbiamo trasformata in un'occasione anche per una escursione educativa. Noi teniamo molto alla cura e al rispetto dei beni comuni e quindi diciamo è un modo per stare in contatto con la natura, ma anche per esercitare diciamo una giornata di educazione. Abbiamo difatti tanti ragazzi che vengono dalle scuole di Atessa, ma anche dalle scuole di Casoli, a dimostrazione che abbiamo una società sana nonostante appunto questi episodi che certamente sono da condannare, da respingere e anche da reprimere. Come nasce questo progetto? Questo intanto rientra in un progetto appunto di cura dell'ambiente e della natura. Noi abbiamo realizzato una dozzina, da quando amministriamo, abbiamo realizzato una dozzina, ben 12 parchi e giardini. Questo è uno di quelli. Questa era una zona abbandonata, una volta c'era il campo boario, piena di sterpi, di rovi, era inaccessibile questa zona. L'abbiamo trasformata, ne abbiamo richiamato un parco, un belvedere, come vedete, dei giochi, un'area picnic, c'è anche uno spazio dedicato ai cani. E da qui abbiamo aperto anche un sentiero che da questo parco, dal Parco di Sant'Antonio, l'abbiamo rinominato Parco di Sant'Antonio, ripeto, una volta era un campo bario, si faceva il mercato delle vacche, poi era stato dismesso e abbandonato, che da qui appunto abbiamo creato e conduce direttamente a San Pasquale. Questo rientra nei sentieri ufficiali del CAI, avete visto anche il numero, il 501, che arriva al convento di San Pasquale, e dal convento di San Pasquale si può anche poi salire verso Monte Pallano e anche raggiungere il lago di Bomba. Da qui, dal parco di Sant'Antonio, dal nuovo parco di Sant'Antonio al convento di San Pasquale ci vuole un'ora e mezza, dipende naturalmente da come si cammina e dalla velocità, per arrivare invece alle mura megalitiche a Pallano ci vogliono 3 ore e mezzo, 4 ore, cioè da qui si comincia e ci si immerge in un sentiero tutto naturalistico che può essere fatto anche con i cavalli, e oltre che a piedi e con altri mezzi. Alessandro Cicchitti di Maiella Coop, quali sono le caratteristiche di questo sentiero? È un sentiero che in circa 4 chilometri ci conduce al convento di San Pasquale di Atessa, che poi in realtà si ricollega a una rete sentieristica che è già presente da qualche anno, che conduce verso il Monte Pallano, Lago di Bomba. Quindi è già una rete sentieristica presente sul territorio che porta alle mura megalitiche e il centro ellenistico romano, insomma presenti lì. È un ambiente molto vario perché passiamo dai 400 circa metri di quota ai 1000 del Monte Pallano, quindi è un ambiente che sono vari ambienti e quindi si affrontano varie fasce boschive, quindi insomma ha molte peculiarità e molte cose belle dal punto di vista naturalistico. Ci rivolgiamo a voi oggi con profonda tristezza e rammarico per un evento che ha scosso la nostra comunità. Immaginiamo che siete già a conoscenza dell'atto vandalico che ha colpito la nostra amata villa comunale, un simbolo della nostra identità locale. Nella mattinata del 26 settembre, dei giovani ragazzi hanno commesso un atto vandalico nei confronti della fontana dei pesci della villa comunale, gettandovi tavolini, sedie ed un carrello della spesa. Questo non è solo un atto contro un bene pubblico, ma è un affronto alla nostra città e al nostro senso di comunità. Ed il fatto che questa azione spregevole sia stata compiuta dai nostri coetanei ci tocca particolarmente e rende necessario quest'oggi il nostro intervento. Noi studenti dell'Istituto Ciampoli Spaventa ci dissociamo dall'accaduto e riteniamo che sia fondamentale unirci come comunità per condannare questi atti nefasti, dimostrando il nostro impegno per la preservazione del nostro patrimonio e la tutela del bene comune. In conclusione, quest'atto vandalico non deve sminuire la nostra determinazione a preservare e valorizzare ciò che ci rende una comunità speciale. Per il nostro territorio ci auguriamo che questi episodi non si ripetano più e ribadiamo la nostra totale condanna per ciò che è accaduto. Grazie per l'attenzione, gli studenti dello Spaventa. Dai, Antonio, dai.